Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi avete chiesto nei commenti se potevo fare un altro video con qualche altra ricettina carina e dato che stamattina mi sono preparata i pancake, vi volevo spiegare un pochino appunto la ricetta. Allora, questi sono i pancake che mi sono preparata. Non sono perfetti come forma, però sono buoni. Allora, partiamo dal presupposto che io non sono bravissima in cucina, ma ci sono riuscita lo stesso. Allora, praticamente vi dico un po' gli ingredienti. Io ho utilizzato 60 ml di albume. Anzi, dato che avevo 60 ml di albume, ne ho utilizzati 50 perché poi ho aggiunto al composto 10 grammi di come si chiama? Yogurt magro, in modo da poter fare il composto più morbido. E poi ci ho aggiunto 30 grammi di farina d'avena aromatizzata, che sarebbe quella diciamo un po' più dietetica, e ho messo a cuocere in una pentolina senza olio, cioè una padellina antiaderente, e questo è il risultato. Se vedete la marmellata, perché io poi dopo li ho farciti con una marmellata. Io ora sto utilizzando questa qui. Questa è senza zuccheri aggiunti, ma comunque basta che ho senza zuccheri aggiunti, ho col 10, cioè ho il 100% di frutta. E quindi niente, volevo condividere quest'altra ricettina dietetica con voi che mi ha dato appunto la nutrizionista. Oggi praticamente sono passati 13 giorni, vabbè, 2 settimane quasi, da quando ho iniziato il mio percorso alimentare, e infatti oggi andrò a controllo. E dopo il controllo per festeggiare, perché sicuramente avrò perso almeno un chiletto e qualche centimetro sicuramente, dato che la mia dieta prevede un giorno a settimana un pasto libero. Io mi sono appunto conservata questo lunedì, perché oggi è lunedì, per andare a festeggiare con una mia amica e mangiando sushi, insomma. Quindi continuate a guardare il video perché vi porto con me. E io faccio colazione con i miei pancake. Ai pancake ho associato anche un bicchiere di latte di riso e cocco. Questo è buonissimo, mi piace assai. E quindi niente, continuate a guardare il video. Avete visto che mi sono fatta la prima piega, diciamo, dell'autunno, e già si è un pochino si sono un po' arricciati, perché a me essendo ricci, diciamo, non mantengono, però vabbè, ho voluto provare e niente, quindi ci vediamo dopo. Allora, raga, aggiornamenti sulla giornata di oggi. Il controllo dalla nutrizionista è saltato, però andrò comunque a mangiare il sushi per festeggiare, anche perché oggi è la mia giornata libera, anzi il mio pasto libero, e non vado più con la mia amica, ma andrò con Gianluca. Dato che sono in largo anticipo, sto facendo una bella passeggiata e niente, quindi vi porto con me e continuate a guardare il video. Raga, io sono arrivata qui fuori al ristorante, sto aspettando Gianluca perché lui finisce più tardi di lavorare, quindi mi raggiungerà qui. E niente, noi veniamo sempre qui. Il ristorante si chiama Tokyo.
e ora vi faccio vedere un pochino come è fatto all'interno. Eccomi raga, sono le 10 di sera, sto approfittando per mettere un pochino di smalto e niente, vabbè, stasera non abbiamo cenato perché quando mangiamo sushi veramente ci gonfiamo così tanto che non riusciamo a mangiare chissà che cosa. E come avete visto, dopo il ristorante siamo andati a prendere a Gabriele a scuola e l'abbiamo portato un pochino alle giostre e niente, comunque spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e grazie mille ai nuovi iscritti e grazie a chi è già iscritto ma comunque mi sostiene ogni giorno e niente, spero che la ricetta vi possa tornare utile. Guardate i miei capelli come sono diventati, perché oggi veramente faceva un caldo ancora estivo, cioè c'erano 30 gradi. È bello, però vabbè, forse ho sbagliato a fare la piega, però volevo provare la spazzola. Infatti il prossimo video sicuramente sarà quello della spazzola, che mi avete chiesto tanto,
e vi farò vedere come funziona sui miei capelli, che comunque sono ricci. Ok, smalto messo e niente, raga, allora io vi mando un forte bacio e ci vediamo al prossimo video.